Buonasera ad Alessandro Lorenzini, eccoci, nuova edizione di Piazza Robur, stagione 2016-2017. Come al solito, Piazza Robur è una trasmissione che faremo insieme ai nostri ascoltatori, 339 15 20 060 per i vostri sms e whatsapp, ma 0577 5965 00 per la diretta, i nostri profili, il nostro profilo su Facebook Radio Siena TV e anche su Twitter Radio Siena TV. Si inizia questa nuova avventura di Piazza Robur con Stefano Montomoli. Stefano, buonasera. Buonasera Sandro e buonasera a chi ci segue. Come al solito lo ripeto, Piazza Robur è una trasmissione che facciamo insieme ai nostri ascoltatori, a coloro che ci guardano, che ci ascoltano in diretta, appunto rigorosa diretta su Radio Siena TV. Ovviamente una scaletta la nostra che va in divenire con i nostri ascoltatori. Allora andiamo con ordine, Stefano, mentre magari ci guardiamo anche qualche immagine su Siena TV della partita di domenica scorsa con la Pistoiese. Riparto da quella, da questo pareggio dolce e amaro, amaro e dolce, se seguiamo l'andamento della partita, perché prima c'è stato il vantaggio della Pistoiese e poi il recupero del Siena, poi di nuovo sofferenza. Ecco, a mente fredda, dopo tre giorni, Stefano, che valutazioni facciamo su questa partita? Senti, personalmente ritengo che l'unica cosa lieta sia stato il risultato, perché a raggiungere un pareggio in una gara in cui abbiamo veramente concesso di tutto e di più alla Pistoiese, che può rimpiangere di aver fallito veramente una dose numerosa di occasioni a gol, talvolta anche clamorosi, di portare a casa un punto in questa situazione non può che far piacere. Certo è che a livello di prestazione dobbiamo necessariamente crescere, dobbiamo trovare degli accorgimenti. Mi sembra che sia la stampa, sia i tifosi, anche tramite le nostre trasmissioni, abbiano abbondantemente manifestato tutte le perplessità del mondo, e io non posso che sottoscrivere sinceramente il fatto che dopo 7 giornate dobbiamo ancora essere, siamo ancora alla ricerca di una di un'identità sia di gioco e anche di squadra. Ecco, questo forse è il problema principale, no Stefano? Poi magari anche il parere dei nostri ascoltatori è importante su questo. Dopo 7 giornate, sintetizzo il tuo pensiero, non c'è ancora un'identità di squadra. Più ci sono questi errori, come vediamo su Siena TV, quelli che hanno provocato poi il primo gol della Pistoiese. Cioè, quello che forse si imputa di più al tecnico Colella, al di là dei moduli, non moduli, delle scelte eccetera eccetera, che questa identità non è stata ancora raggiunta. Faccio l'avvocato del diavolo, Stefano, è vero che era difficile raggiungerla in poco tempo, in 2 mesi qualcosa meno, per una squadra completamente nuova, per la terza volta nuova, staff tecnico nuovo, tutto quello che è successo in estate, però questa litania prima o poi dovrà finire anche su questo aspetto. La parte della condizione fisica è finita. A quando secondo te potremo anche pensare di avere un'idea di squadra, un'identità di squadra? Sai, questa è una domanda che è difficile. Io penso che dopo 7 giornate di campionato qualcosina di più si poteva viste. Ora, di verità, un po' per necessità, un po' per infortuni, devo dire che anche a livello di composizione, di mandare in squadra, non abbiamo trovato nemmeno un 11, diciamo tra virgolette, titolare fisso. Tre dei centrali della difesa si sono alternati al centrocampo, qualche volta siamo partiti con tutti i muscolari, poi abbiamo inserito fortunatamente il Vassallo, che ha portato un po' qualcosa di diverso. L'unica cosa che sono rimasti sempre fisse sono le due punte, in cui Marotta sinceramente è andato al di là di ogni più rosea previsione, perché anche personalmente io ritenevo quasi quasi che fosse più una seconda punta che una prima punta, invece di fianco a Mendicino si è trovato a fare proprio la prima punta. Però per quanto riguarda il resto, sinceramente mi sembra che non si riesca a trovare né il modo per servirle meglio queste punte, e d'altra parte non mi sembra neanche si riesca a fare un filtro per una difesa che di per sé molto statica e molto fisica e offre delle opportunità talvolta incredibili. Meno male, ecco, che con la Pistoiese ha dato qualche cenno di risveglio Moschin, perché anche sul portiere si erano avuti qualche dubbio, avevi qualche perplessità. Il primo messaggio di questa nuova stagione di Piazza Robur è di Stefano, che al 339 15 20 060 ci scrive: non più difesa a 3, difesa a 4 per ottenere la salvezza. Un po' pessimista forse il nostro ascoltatore, però insomma lo ringraziamo per questo messaggio, il primo di questa speriamo lunga serie su Piazza Robur in questa stagione 2016-2017. Stefano, quella del 3-5-2, tra l'altro hai fatto diverse volte questa domanda
a Giovanni Colella, che crede fortemente rispetto invece al nostro ascoltatore nella, in questo modulo. Poi ti faccio una domanda sugli schemi. La tua convinzione qual è invece? Cioè, può essere davvero la differenza fare la difesa a 4 piuttosto che la difesa a 3? Mi sembra sarebbe una risposta troppo semplice, troppo semplicistica, se dipendesse soltanto dal modulo. Probabilmente perché l'avrebbe già fatto. Mi immagino, se questo tutto fosse la differenza, come a volte sento anche lunedì sera nella trasmissione di Giulio Valenti, Calcio Spettacolo, sembrava il problema fosse l'allineamento della mattina invece l'allineamento della sera. Non penso sia proprio quello. Come non penso tutto dipenda dalla difesa 3. Certo è che bisognerebbe forse avere degli interpreti diversi, bisognerebbe un approccio diverso a 3 o a 4. Poi non è che i moduli facciano una grossa differenza, sono gli interpreti che fanno la differenza. Ecco, perché poi su questo sono completamente d'accordo con quello che ha detto Giovanni Colella nei giorni scorsi, cioè il problema principale, Stefano, non è tanto il modulo è una traccia, poi è l'interpretazione che si dà, anche perché fra 3-5-2 con Firenze e il 3-5-2 con Saric, uso le parole di Colella, c'è una bella differenza nell'interpretazione del medesimo modulo. Quindi il modulo è una traccia. Certo, dico io, aggiungo a quello che ha detto Colella, schierarsi a 3, schierarsi a 4, a 5 o a 6 in difesa, insomma, cioè, ha le sue differenze, però l'impressione è che poi nel calcio moderno sia una traccia, sì, il modulo, ma non poi ci si leghi a questi numeri poi sul campo in realtà, no? Sì, Sandro, anche perché poi tutte le critiche noi che riceviamo sul modulo A3 sono rivolte alla fase difensiva su questo 3-5-2, perché concediamo tanto, diamo per scontato che una difesa un po' più larga potrebbe concedere meno. Ecco, io quello che mi lascia un attimino perplesso è che questa squadra, dopo aver scelto l'allenatore, è stata concepita, perché si sapeva come il modo di giocare di mister Colella, è stata concepita sul 3-5-2, e secondo me ci siamo ritrovati a giocare un 3-5-2 con degli esterni che sono un po' improvvisati. A destra in maniera clamorosa, perché D'Ambrosio, e anche Grillo stesso era una seconda punta, non era certo un esterno. Abbiamo trovato sulla fascia sinistra questo giocatore che viene dalla Svizzera, che è stata per me una completa sorpresa. Certo. Devo dire, però mi pare di aver letto che anche lui non era proprio nato come un esterno per un 3-5-2. Quindi paradossalmente, ecco, il Masullo, che fa l'esterno sinistro, ha sempre fatto l'esterno sinistro, non era, diciamo, in lista di cessione, però insomma, se veniva ceduto nessuno si sarebbe strappato i capelli, parliamoci chiaro, insomma. Poi è rimasto, probabilmente sarà, secondo me, molto utile durante la stagione, però poteva essere ceduto, insomma. No, ma io quello voglio dire, se si voleva giocare con questo modulo, secondo me in sede di acquisizione di contratti di giocatori si poteva cercare dei giocatori diversi. Ecco, io questo dico, perché sembra quasi che noi ci si trovi ad adattare dei giocatori quando la squadra è stata costruita per questo. Ecco, è una perplessità questa che mi è rimasta, poi sai, il calcio è bello perché tutti possono discutere di tutto e di tutti, avranno avuto le loro ragioni per fare una campagna acquisti di questo genere, e io penso, voglio dire, avrà anche le sue convinzioni mister Colella, se, come ripete anche lui spesso e volentieri, lui al contrario di tante persone vede D'Ambrosio buono sulla fascia destra. Ora andremo a vedere domenica con la sua squalifica come, che soluzioni potremo trovare, insomma. Allora, oggi tra l'altro ha parlato Filipovic, uno dei giocatori Filipovic, uno dei giocatori nuovi, tanti giocatori nuovi che hanno avuto in realtà poco spazio, però si dice un gran bene di questo giocatore, no? Ma lui aveva avuto un'esperienza nella primavera dello Spezia veramente devastante, il torneo di Viareggio aveva segnato moltissimo in pochissime gare. Poi non so per quale motivo era ritornato a casa, non era stato confermato, ed è stato, secondo me, giustamente, ecco, questo è un investimento secondo me intelligente, perché le punte sono sempre, anche se lui ha dichiarato lui stesso di essere una punta, quasi una seconda punta, ha detto una punta veloce, non è, ecco, un centravanti proprio statico e di fisico centrale. Allora, lo ascoltiamo, Filipovic, scusami, e poi torniamo in studio. Tutti mi dicono che sono un Mandžukić,
tutti dicono che c'è caratteristiche di lui, però il mio idolo come giocatore è Andrej Kramaric. A lui preferisco di più, però qua in Italia tutti dicono che sono un Mandžukić. Senti, descriviti un po' come caratteristiche. Buon colpo di testa, destro, sinistro. Sono mancino, veloce. Cosa devo dire? Per quanto riguarda il colpo di testa, devi migliorare. Il colpo di testa devo migliorare sicuramente. Ecco, quindi non sei proprio una prima punta, sei più una punta veloce, insomma. Sì, sono seconda punta o trequartista, però mister decide quello che devo giocare io, sono in disposizione a lui e gioco quello che dice mister. Senti, grande impatto alla Spezia, nella primavera della Spezia, al torneo di Viareggio, poi non tanto riconfermato sei ritornato a casa e poi è venuto a Siena, raccontaci un po' questa vicenda. È stato un onore giocare a Viareggio con lo Spezia, belli ricordi con loro, semifinale contro Juve, non siamo passati perché abbiamo perso da rigori, però sono stato appresto là un anno, Rijeka voleva che ritorno a Rijeka a giocare, siamo parlati con Spezia e con Rijeka e sono ritornato là a Rijeka. E poi com'è che sei venuto a Siena? Mi hanno fatto il progetto di Siena, sono stato molto contento da questo progetto e sono arrivato qua per lavorare, per migliorare e anche studiare di qualcosa nuovo tra i professionisti. Ecco, parliamo di Siena, come ti stai trovando qui a Siena, sia come città che come ambiente al centro? Una bella piazza, stavo bene con la squadra, l'ho avuto aiuto da tutti, da Vecchi e tutto, sto lavorando e aspetto i miei 5 minuti per giocare per il mio esordio tra i professionisti. Piazza Robur. Allora, queste le prime parole da bianconero di Filipovic, perfetto, un nuovo attaccante. Te lo dico perché gliel'ho chiesto prima. Esatto, no, me lo immaginavo. Allora, Stefano, poi andiamo in pausa. È chiaro che uno degli argomenti di questa settimana non può che essere quello societario, perché evidentemente ci doveva essere lunedì scorso l'assemblea dei soci, non c'è stata perché non hanno partecipato gran parte dei soci. La premessa è che diciamo rispetto alla la normalità lo statuto del Siena non contano le quote detenute dei soci, ma contano il numero dei soci. I soci attualmente del Siena sono 14, benché appunto il socio di stramaggioranza, mi verrebbe da dire, sia Nadurio. Per rendere valida l'assemblea ci vuole la maggioranza dei soci, quindi almeno otto soci. Questo non è avvenuto neppure lunedì scorso, dopo il 23 settembre, quindi assemblea che non è stata di fatto valida per la presenza di solo 3 soci, Annadurio, Turillazzi e il conte Luigi Fumi, quindi nessuna assemblea. Dopo è arrivato un comunicato stampa firmato da alcuni soci della Roburzia, non perché non si sanno in realtà i nomi, proprio è stato firmato proprio così il comunicato, alcuni soci della Roburziena, poi la controrisposta della Roburziena, di cui poi parliamo, poi vi faremo riascoltare anche l'intervento, un parte dell'intervento dell'ingegnere Pietro Mele a Calcio Spettacolo. Però prima di andare in pausa, Stefano, volevo, come dire, una tua introduzione a questa situazione, un tuo pensiero introduttivo, poi approfondiamo l'argomento ovviamente. Senti, concettimi una premessa. Quando ti domenica la partita mi hai detto che parte Piazza Robur, mi ha invitato, dentro di me ho pensato finalmente si farà Piazza Robur solo sul calcio, si parlerà della partita. Oddio, c'era la partita, visto come era andata, vuol dire, mi aspettavo non ci fosse molto. Vabbè, da parlare, ma avremmo trovato qualcosa di cui però parlare. Ecco, sinceramente non mi sarei aspettato di ritrovarmi ancora una volta praticamente a questa tiritera, un po' sinceramente stancante. Io dico soltanto una cosa: da una parte
mi sembra quasi impossibile anche da parte della dirigenza della signora Durio non si sapesse che la volta prima, o non ci si immaginasse la volta prima, le socie non erano mancate perché avevano qualche impegno, ma era una volontà ben precisa di razionare i tempi. Quindi voglio dire, si poteva benissimo consultare i soci e sapere se sarebbero venuti o non sarebbero venuti. Una volta accertate e non si sarebbero presentati, secondo me era anche inutile indire l'assemblea, voglio dire, da questo punto di vista. Però ecco, rimane altresì da capire questa volontà pervicace da parte, ecco, da parte dell'Ingermile. Questo un po' lo sapevamo, sì, e anche più o meno quali sono le sue motivazioni più o meno valide. Quello che mi rimane strano è capire questi il discorso degli altri soci, e non so quanti poi possano essere coinvolti, perché un paio di soci erano presenti all'assemblea, quindi non penso che tutti gli altri soci siano tutti dietro a questo comunicato. Un comunicato che per certi versi mi ha lasciato anche perplesso, perché sinceramente trovare la scusa del comportamento di Federico Trani in tribuna per dire non siamo andati all'assemblea, ora sinceramente mi è sembrato un po' di fare veramente una cosa non corretta. E devo dire, mentre l'altro argomento che è stato portato, come questa decisione che sembrava fosse in modo di togliere, di dare la possibilità al Consiglio di farle così, di togliere la qualità di socio a qualcuno che ne parla male, potrebbe essere più approfondita. Però ecco, una cosa è certa, che qui c'è la volontà pervicace di portare avanti una vicenda che tutti sinceramente avremmo voluto o speravamo che fosse conclusa. Io devo dire la verità, noi e il Pisa siamo, da punto di vista delle cronache, siamo veramente arrivati alle comiche, ed è veramente incredibile. Allora, naturalmente 339 15 20 060 per i vostri sms, potete utilizzare anche WhatsApp, o potete chiamarci per entrare in contatto diretto con noi, 0577 596500, utilizzare il nostro profilo di Facebook Radio Siena TV. Allora, noi facciamo una piccola pausa e poi torniamo, state con noi. Eccoci tornati in studio, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, buonasera al nostro Stefano Montomoli, studio con me per questa nuova edizione di Piazza Robur. Ovviamente le caratteristiche principali di Piazza Robur rimangono: 339 15 20 060, sms WhatsApp 0577 596500 per la diretta, e il nostro profilo di Facebook Radio Siena TV per appunto sempre entrare in contatto diretto con noi. Stefano, abbiamo intrapreso la questione societaria. Ci andiamo a riascoltare insieme alla nostra regia una parte dell'intervento dell'ingegner Pietro Mela a Calcio Spettacolo, e poi torniamo a parlare di questa querela che ormai dura di fatto da febbraio, anche se poi si è dipanata anche per tutta l'estate. Allora, Pietro Mela a Calcio Spettacolo e poi torniamo in diretta. Condivido soprattutto una cosa: il fatto che i tifosi vogliono sentire parlare di calcio, e quindi questa vicenda societaria è effettivamente stancante, su questo assolutamente non c'è dubbio. Però voglio dire, qui bisogna decidere o fare chiarezza una volta per tutte, e personalmente io sono anche stato a volte sulla stampa, ma solo ed esclusivamente quando c'era notizie da dare o quando mi veniva chiesto qualche cosa, perché in tutta questa storia, ormai da gennaio, comunque dall'assemblea del famoso aumento di capitale del 2 di febbraio, ci sono state esclusivamente una serie di disinformazioni, di gestione della stampa di un certo tipo, di scene fatte, voglio dire, in maniera tale dove si prende il microfono e si prendono in giro i soci di minoranza. Cioè, questa è tutta una storia da finire, e voglio dire, siccome qui nessuno, cerchiamo di capire bene, quando si dice la gente ha messo i soldi, però i soci di minoranza, compresi quelli che sono stati buttati fuori, hanno messo circa 560.000 euro per cercare di tirare avanti la Robur in un anno e mezzo. Quindi cerchiamo di cominciare a mettere a posto le cose come stanno. Nessuno ha mai fatto finora un'azione legale, perché voglio dire, c'erano tutti i presupposti per poter sequestrare le quote e pensare ai propri personali interessi e non far iscrivere la squadra. Tutto questo nessuno l'ha fatto, quindi credo che sia arrivato il momento
momento in cui bisogna fare estremamente chiarezza. Certo, i soci che non sono mai stati ricevuti dalla famiglia Durio, io personalmente sono uno dei fondatori di questa società, non ho avuto mai la possibilità di incontrare Federico Ciani. Piazza Robur. Allora Stefano, questa è una parte dell'intervento di Pietro Mela a Calcio Spettacolo, lo abbiamo ripreso, abbiamo ripreso la primissima parte, poi ha detto anche altre cose Pietro Mela. In realtà le cose che dice Pietro Mela sono già state contestate da Anna Durio, non solo con il comunicato che è poi precedente a questo intervento ovviamente, ma anche nel passato, per esempio gli incontri, per esempio altri aspetti che riguardano la società, il diritto di prelazione. Io ho l'impressione che come dire, sia un inseguirsi continuo e credo che su una cosa sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto all'inizio di questo, anche di questo intervento, l'ingegner Pietro Mela: c'è bisogno di chiarezza. Allora, come si fa a ottenere questa chiarezza? Anna Durio ha proposto un confronto pubblico. Pietro Mela, stimolato su questo argomento da Giulio Valenti, ha detto: beh, si può fare anche il confronto pubblico, però prima ci sono gli aspetti legali. Allora, non ci si arriverà mai a questo confronto pubblico, punto interrogativo. Perché al di là degli aspetti legali, ovviamente, Stefano, che sono legittimi, sono importanti, però se la risposta da parte di Mela è: va bene il confronto pubblico, però prima ci sono gli interessi legali e lui stesso ha detto di intraprendere azioni in tribunale, vuol dire che prima di fare un confronto pubblico bisogna attendere il tribunale, ergo il confronto pubblico non si farà mai, mi viene da dire. È un punto interrogativo, magari lo possiamo rivolgere anche ai diretti interlocutori, come sempre ovviamente i nostri microfoni sono aperti. Sì, Sandra ha perfettamente ragione, ed è questo proprio che ci rende pessimisti essenzialmente sulla conclusione della vicenda. Io penso che al di là degli aspetti legali ci sia anche un discorso personale, perché lo stesso ingegner Mela ha parlato di scene in cui i soci minori vengono presi in giro, quindi io penso ci sia anche un qualche cosa di personale. Te, a livello di curiosità, ecco, io per esempio ha fatto un'affermazione l'ingegner Mela che ha il demerito dal punto di vista mio, che ogni qualvolta interviene per fare chiarezza a me mi lascia ancora più confuso e incerto, perché ha parlato di i soci, quelli che vengono definiti i soci di minoranza, hanno versato 560.000 euro. Ora io sinceramente sarei oroso se ci dicesse in che occasione, quali di questi soci e in che misura hanno versato una cifra così importante. Un altro punto interrogativo che bisognerebbe mettere sul tavolo di fronte a Pietro Mela, ma di fronte a magari anche alla stessa Anna Durio, riguarda il bilancio, perché Pietro Mela durante il Calcio Spettacolo ha detto: comunque le carte del bilancio mi sono state fornite solo il 20 agosto, perché io fino al 28 agosto poi non ho esercitato appunto ho provato a esercitare il famoso diritto di prelazione. Però è anche vero che Pietro Mela è stato consigliere di amministrazione, è stato amministratore di questa società. Quindi dovrebbe aver contribuito a costituirlo questo bilancio, certo. Perché dentro la società c'era lui. Poi mi sembra strano anche i rapporti fra lui e Ponte. Lui si sente autorizzato a incontrare Ponte in perché questa... È vero che da febbraio, cioè dal versamento effettivo di 2 milioni di euro da parte di Anna Durio nelle casse societarie del Siena, c'è stata una sorta di operatività controllata che era contenuta nell'accordo con l'ingresso di fatto, anche se di Alessandra Amato all'interno della società per, come dire, controllare la situazione. Ma poi c'era un consiglio di amministrazione che era in essere e che evidentemente funzionava e ha funzionato almeno fino a giugno, quando si chiude poi il bilancio di una stagione. Ecco, questo mi viene da argomentare sulla situazione attuale, fermo restando che poi la fotografia adesso è una, cioè noi stiamo parlando di una querelle che andrà avanti perché è legittimo ovviamente. Chi si sente leso nei propri diritti fa bene a portare avanti azioni legali, a andare in tribunale, a far redimere le questioni dalla magistratura. Su questo non ci piove ovviamente, però la fotografia di oggi poi è un'altra, Stefano, cioè Anna Durio è comunque proprietaria, ha in mano le quote del Siena, le ha effettuato il passaggio da Antonio Ponte e anche sulla questione sollevata anche in passato in realtà da Pietro Mela sulla famosa azione coercitiva che sarebbe stata fatta su
Antonio Ponte dietro minaccia per la cessione poi delle quote, per prima per il preliminare, poi per la cessione per il preliminare di luglio e poi per la cessione delle quote, ovviamente sì, diciamo nel documento di Antonio Ponte c'è una parte che dice il clima è pesante, sono stato oggetto di minacce, ma poi a questo non è seguita una denuncia penale. Il contratto è stato ritenuto valido, se è vero che poi Antonio Ponte lo ha firmato e ha dato anche le dimissioni a inizio settembre. Cioè la susseguenza dei fatti adesso ad oggi porta a Annadurio, presidente del Siena, con il più del 96-98% delle quote, i soci di minoranza, la mancanza di un consiglio di amministrazione perché non si riesce a convocare l'assemblea, questa è la fotografia poi di oggi. Poi è chiaro che a questa fotografia si potrà contrapporre un'altra nel futuro, in caso appunto di querel amministrativa da una parte e diciamo derivante dalle decisioni di un giudice dall'altra, però la fotografia adesso è questa. Cioè, sì, Sandro, non si poi può mettere in dubbio. Mi pare. Mi verrebbe da pensare anche un'altra cosa. Io giustamente ho detto, se l'ingegner Mele o gli altri soci ritengono di aver visto lesi i propri diritti, fanno bene a portare avanti un'azione. Assolutamente. Però io voglio dire, capisco se hanno degli interessi economici, perché voglio dire, non riesco a vedere, cioè voglio dire, Pietro Mele o magari l'avvocato Panti, che un domani come presidente o vicepresidente del Siena vengono allo stadio, si siedono in tribuna d'onore dopo tutto quello che è successo. Io non penso nemmeno ci sia la volontà di poi di effettivamente acquisire la presidenza. Io penso sia soltanto un discorso in cui questi diritti siano poi, non so, voglio dire, quantificati nelle famose parcelle o di cui tutti si parla, perché anche, ti dicevo, anche questa fantomatica cifra di 560.000 euro di cui parla stranamente si avvicina molto all'importo di queste fantomatiche fatturazioni dell'ingegnere. Ovviamente noi stiamo cercando di fare chiarezza, questo voglio essere insomma deciso su questo, stiamo cercando di fare chiarezza su questa situazione, siamo a disposizione ovviamente di tutti gli interlocutori che vogliono chiarire le proprie posizioni e la propria versione dei fatti, sia fossero appunto i soci di minoranza che hanno firmato quel comunicato, sia fosse la proprietà attuale, perché Piazza Robur e Radio Siena TV sono queste, sono sempre state queste e sempre lo saranno, quindi evidentemente siamo a disposizione anche per cercare di far capire meglio ai nostri ascoltatori quello che sta succedendo e fare quella chiarezza invocata dallo stesso Pietro Mele. Però appunto per fare chiarezza bisogna poi entrare negli argomenti e specificarli a 360 gradi e non dare una sola versione dei fatti, che sia una all'altra, ma tutta la versione dei fatti. È quello che stiamo cercando di fare da febbraio, a dir la verità, su Radio Siena TV con tutte le nostre trasmissioni di approfondimento sulla Robur Siena. Una cosa è certa, sì. È la dieta anche degli ingermili, e questa è una vicenda veramente stancante, che si protrae da troppo tempo. Allora andiamo in pausa, altra pausa su Piazza Robur e poi torniamo, state con noi. Eccoci tornati in studio, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, buonasera al nostro Stefano Montomoli, vi ricordo ancora i nostri numeri 0577 596500 per la diretta, 339 1520 060 sms e whatsapp per entrare in contatto diretto con noi. Piazza Robur, vi terremo compagnia tutti i mercoledì 18.45 su Radio Siena TV per parlare insieme a voi di Robur. Abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza nella nebulosa relativa alla querel sulla Robur Siena, sulla società, l'ennesima querela che si è dipanata anche in questa settimana fra Annadurio, la proprietà attuale, e alcuni soci senesi, fra cui l'ingegner Pietro Mele, che ripeto è intervenuto anche su Calcio Spettacolo lunedì sera all'interno della trasmissione condotta da Giulio Valenti. Proviamo, Stefano, a tornare sul calcio giocato, perché siamo a metà settimana e la squadra si allena al mattino, divisa fra il sintetico dell'acqua calda e il rastrello. Non ci sarà Terigi, non ci sarà Castiglia domenica nel campo, mi
mi verrebbe da non dire ci sarà nemmeno D'Ambrosio perché è squalificato. Mi verrebbe da dire del Fu Astrea, se non sbaglio, perché il Racing Roma gioca lì, un campo di un migliaio o poco più, di poche centinaia di posti come stadio, media di 50-70 spettatori. Questa squadra ripescata nel girone A di Lega Pro è comunque una trasferta delicata per il Siena dopo appunto il pareggio con la Pistoiese. Ci andiamo a vedere però, Stefano, la classifica attuale insieme alla nostra regia per cercare di capire qual è la situazione appunto della classifica dopo anche quello che è successo nell'ultima giornata di campionato. La vediamo insieme alla nostra regia la classifica, una situazione Stefano di classifica ovviamente dopo sette giornate ancora non possiamo dire la parola definitiva sulla classifica, benché là davanti ci sia una squadra, l'Alessandria, che sta facendo quasi il vuoto, no? Sì, senz'altro. Io ho visto qualche immagine della partita fra le due big, Alessandria e Cremonese, e devo dire la verità che la Cremonese mi ha fatto un'impressione migliore di quello che pensavo, sinceramente, e saranno veramente due squadre toste. L'Alessandria non poteva continuare a vincere tutte le partite, quindi mi è sembrato anche logico un pareggio, certo. Però è certo che ci sono squadre davanti a noi che cominciano a viaggiare con una certa regolarità. Noi ci troviamo inguaiati in questa zona medio-bassa della classifica, appunto l'Udoria, dove, come avevamo visto la settimana scorsa con la vittoria di Prato, avevamo fatto un salto in avanti. Ora sinceramente con il pareggio interno abbiamo fatto un salto indietro. A proposito di pareggio, domenica andiamo a giocare con una squadra che praticamente non ha mai pareggiato. Quindi firmeresti per il pareggio? No, non è che firmerei per il pareggio, ma la statistica direbbe che dovrebbe essere un risultato probabile, insomma. Ecco, Stefano, temi di più, come dire, questa squadra che non riesce a ingranare, come abbiamo detto, poi ti chiedo anche secondo te perché, o temi di più, come dire, la trasferta, l'avversario, cioè, come dire, il Siena deve guardare più a se stesso o più all'avversario, questa è la domanda. Ma dipende un po' dalle squadre con cui dobbiamo giocare. Domenica prossima io penso che il Siena dovrebbe guardare più a se stesso che all'avversario, un avversario che complessivamente non ha nemmeno grosse ambizioni. È stata una squadra che, come abbiamo sentito, essenzialmente ha acquisito il diritto della Lupa Roma, della Lupa Castelli di sì, più per il settore giovanile che per altro, insomma, anche se tutto sommato la sua parte di campionato la sta giocando, ma il Siena indubbiamente è defunto della propria responsabilità e ti deve dare veramente un atteggiamento diverso, deve dare un sostegno di più al povero Marotta, che vuol dire, se lo stringiamo ancora per molto a cantare, a portare la croce, poi alla fine anche lui esalerà le energie e dovrà già trovare un assetto tattico, tecnico, di mentalità, non lo so, per non concedere tutte queste incredibili ripartenze. Perché poi, ecco, c'è un aspetto che sinceramente forse talvolta trascuriamo, e mi è venuto in mente proprio domenica scorsa quando la Pistoiese, le squadre ci conoscono, le squadre ci studiano, certo. Le squadre sanno dove colpirci e come farci del male, e la Pistoiese l'ha dimostrato domenica scorsa tenendo larghi gli uomini, inserendo soprattutto quel Benedetti che, al di là del passaggio che fece per Colombo per l'occasione Ostia, si era inserito. Quindi vuol dire, non c'è da pensare che magari gli altri non sono preparati, non dico che noi non facciamo altrettanto, però ecco, teniamo conto che le nostre manchevolezze non soltanto poi rimangono tra di noi, ma vengono viste e sfruttate dagli avversari. Allora, questa è la classifica, la vediamo insieme. Stefano, Alessandria 19 punti, Viterbese 15, Cremonese 14, poi c'è l'Arezzo che dovrebbe avere, correggimi Stefano, non, lì abbiamo un Arezzo a 15 punti, poi Renate, allora, Alessandria 19, Viterbese, Cremonese e Arezzo 15 punti, Renate 13, Piacenza 12, Livorno e Gianarmino 11, Tutto Cuoio 9, Pistoiese insieme al Como e l'Olbia 8, Lucchesi e Robursiena 6 e 7, Pontedera, Propiacenza e Racing Roma sono a 6 punti, Roma, Lupa Roma 5, Carrarese 4, Prato 2,
punti. Questa è la classifica, ne abbiamo parlato con l'Alessandria, che di fatto comunque anche con il pareggio con la Cremonese sta facendo. Sì, magari ecco, sorprende molto questa Viterbese, ha subito soltanto una rete, a dimostrazione che poi i campionati si giocano meglio quando si subisce poco, al di là poi di trovare un gol. Poi c'ha questo Sforzini, ha fatto un incredibile gol di tacco. Comunque la squadra del presidente Camilli si sta levando veramente. Anche posso segnalerai poi veramente il tecnico Cornacchini è stato preso proprio all'inizio del campionato, l'ex Ancona, che è veramente un buon tecnico e sta facendo un ottimo lavoro, aiutato anche dai nostri Varutti e compagni, insomma. Stefano, torno alla domanda che ti stavo per fare prima. Come mai questa tu avessi la bacchetta magica, su cosa andresti, su questo, per correggere diciamo le problematiche di questo Siena? Senti, secondo me la zona nevalgia di qualsiasi squadra è il centrocampo. Se noi non troviamo il sistema di assestarci nel mezzo del campo, giocando a 5, giocando a 4, giocando a 3, giocando a 6, in qualsiasi modo, ma di trovare gli uomini giusti che possano sia da una parte garantire copertura, sia dall'altra dare un po' di fantasia e di assistenza dei punti, non andiamo da punte parti. Perché in avanti, al di là delle carenze così di realizzazione da parte di Mendicino, che quest'anno la verità fisicamente lo vedo in forma splendida, perché corre come non ha mai corso in vita sua, penso, però sinceramente da un punto di vista prettamente offensivo offre un rendimento troppo scarso, insomma, troppo poco incisivo, non lo vediamo, insomma, cioè, tiri in porta dei Mendicini si contano veramente sulle dietro di una mano. E poi sinceramente trovare una soluzione anche in difesa, magari gente un po' più rapida, un po' più scattante, non lo so, però ecco, qualche cosa noi, qualche in questa mia idea, indubbiamente qualche cosa di tipologia dei giocatori a noi ci manca. In serie di costruzione noi abbiamo, non so per quale motivo, ho voluto costruire una squadra estremamente fisica, estremamente anche nella pubblicità degli abbonamenti, c'è questo intento. Sì. Però il calcio è fatto anche. Colella forse può sta cercando di trovare l'infa qualitativa da Doninelli, per esempio, dallo stesso inserimento di Firenze in mezzo al campo, cioè un po' più di qualità. Però Doninelli ha avuto qualche passaggio a vuoto anche dal punto di vista fisico, anche se sta cercando di sta risalendo appunto la china. Firenze ha fatto una buona partita a Prato, un po' meno bene secondo me con la Pistoiese. Forse c'è anche la volontà di dare un po' più qualità a questa squadra per accorciare le distanze, per esempio anche di metratura sul campo da Marotta. Questo è stato l'intendimento di Colella, per esempio prima di Prato, lo ha detto chiaramente prima della partita di Prato, voglio accorciare i metri, no? Sì, hai perfettamente ragione, ma questo è come quando parlavo degli esterni sul 3-5-2, sembra quasi siamo trovati nella necessità poi per esempio di prendere questo Firenze che era avuto a Siena come una punta per trasformarlo in una mezzala. Io questa idea poi di prendere i giocatori e di trasformarli in ruolo, a parte Tardelli e Zambrotta, non è che abbia dei ricordi poi favolosi, gente che gioca in un ruolo e poi fa benissimo in un altro. Però voglio dire, Colella se ci crede fa bene ad insistere, però voglio dire, ecco, per fortuna si è avuto la bravura a fine mercato di portare a casa Vassallo, che è un giocatore completamente diverso. Forse, ecco, nell'impostazione globale della squadra bisognava trovare una tipologia di giocatore un attimino diversa. C'è molto tempo, Stefano, però a gennaio faresti qualche ritocco. Sì, ma io penso lo sappiano benissimo. Ora i discorsi che facciamo io e te non è che sono, voglio dire, sopra la testa dei dirigenti del Siena, sanno benissimo. Anche se ci sono due mesi, insomma. Sì, certo, però quindi, voglio dire, io sono convinto che hanno già individuato le lacune, hanno già individuato tra virgolette gli errori, o qualcuno non ha risposto come dovevano. Sinceramente sapranno come intervenire, anche perché onestamente tutto si potrà dire a questa proprietà se non abbia, che non abbia dimostrato di intervenire nella campagna acquisti. Io penso una rosa a livello numerico così folta poche sono belle, ce n'hanno, insomma, forse anche troppo da questo punto di vista. D'altra parte su alcuni giocatori si è molto puntato, perché fare un triennale per esempio a Marotta, che comunque è un giocatore di 30 anni, anche se sta dimostrando che quel triennio insomma, e quel triennale lo vale tutto, può essere un rischio, no? Perché in Lega Pro poi chi fa i contratti di 3 anni o di 2 anni anche non c'è quasi nessuno, si fa sempre l'1 più 1 oppure i contratti annuali, insomma
l'investimento su questo, ma sono i dati di fatto a dirlo, non parteggiamo ovviamente da una parte o dall'altra, però il dato di fatto dice che i contratti triennali in questo momento in Lega Pro non si fanno. Il Siena qualcuno l'ha fatto. Sì, e io se voglio dire, io questo per esempio non so nemmeno io se per certi giocatori che hanno dovuto aspettare che si concludessero un po' di vicende estive a livello societario, il contratto biennale non sia stato fatto proprio per... che evidentemente si credeva in quel giocatore, ma per mantenerselo forse un contratto biennale, sai, di questi tempi, o addirittura triennale, oddio, addirittura, cioè voglio dire, fa gola, e quindi voglio dire, non lo so, questo sinceramente rimane anche se devo dire onestamente, se andiamo a vedere i nomi dei giocatori del Siena, sono tutti giocatori di categoria. Ecco, te parlavi di Doninelli viene da, ecco, questo ma che perplessità, viene da Modena, una Serie B dove ha fatto una decina di partite, ora una decina di partite, un campionato di Serie B dove se ne giocava in media più di 40, testimonia che proprio non era al centro del progetto. E comunque viene da un'annata difficile. Però voglio dire, è un giocatore che comunque a questi in Lega Pro ci sta, non è che abbiamo preso dei giocatori che venivano chissà da dove, come Victor Sabato, per dire, ecco, voglio dire, abbiamo preso dei giocatori che potevano aver subito qualche infortunio, che potevano avere qualche problema, ma che sinceramente che a livello perlomeno di nome, a livello di categoria ci sono tutti. Allora Stefano, andiamoci a vedere il prossimo turno, almeno andiamo a vedere anche il quadro completo delle partite che vivremo nella giornata, l'ottava giornata, spezzata in due tronconi, alle 14.30 Olbia, Gian Erminio, Cremonese, Arezzo, Livorno, Renate, Prato, Como e Viterbese, Pontedera. Dalle 18.30 Pro Piacenza, Carrarese, Racing Roma, Roburziena, Tutto Coio, Alessandria, Lucchese, Lupa Roma e Pistoiese, Piacenza. Restiamo con questa grafica, Stefano, per capire poi quello che potrà succedere domenica, al di là della partita della Roburziena. Stefano, Cremonese Arezzo per esempio è una partita molto interessante, no? Molto, ma molto interessante, perché senz'altro le maggiori antagoniste, diciamo così, dell'Alessandria. Cremonese, ho detto, l'ho vista allenata da Tesser, ma ho visto veramente con la rete dell'ex senese Belingheri, una squadra che ha messo in difficoltà senz'altro l'Alessandria, che ha trovato il pareggio grazie ad una punizione calciata benissimo da Iocolano. E l'Arezzo è una squadra che l'abbiamo potuta verificare direttamente, anche se con noi soffrì fino in fondo, ma un Arezzo che ha approfittato anche domenica scorsa per Penne, che devo dire la verità, riesce sempre a far male nei momenti decisivi. Sono dei tipi di giocatori che un po' mancano al Siena, ecco, che hanno magari sono di una certa età, ma hanno quel guizzo e quella tra virgolette classe, riesce a definire, a superare. Poi dobbiamo vedere il Livorno, se parte, leggevo oggi a Livorno addirittura si parla di una cessione della società da parte del mitico presidente Spinelli, cioè non è la prima volta, non è la prima volta, ma non stanno vivendo anche loro un'annata brillantissima, nonostante siano allenati dal mio mito Foscarini, che evidentemente non ha trovato il feeling giusto. Per il Prato è l'occasione in casa, un Como non trascendentale, forse di andare a cercare la prima vittoria, ma non sarà facile. Secondo me può continuare benissimo il cammino della Viterbese contro un Pontedera che è abbastanza in crisi. Pro Piacenza e Carrarese può darsi che si giochi in un punto per uno. L'Alessandria non dovrebbe avere grosse difficoltà a Pontedera, sul campo di Pontedera contro il Tutto Coio, però sai, vuol dire, giocare fuori casa non è mai facile. Mentre la Lucchese e la Pistoiese in casa, che la partita di lunedì abbia, come dire, insegnato all'Alessandria che non tutte le partite poi si vincono, no? Sì, certo. Anche se c'era davanti la Cremonese, che è una squadra la seconda forza del campionato. Quindi questa, magari, ecco, c'è da dire, magari la partita in televisione, l'attesa, certo, la corista, cioè, può darsi abbiano fatto perdere un po' di vista quello del campo, da questo punto di vista può essere abbia ritrovato. È Sandia squadra da battere, secondo te? Ritengo assolutamente di sì. Per gli altri posti, Viterbese, lo abbiamo detto, Cremonese, Arezzo. Sai, è talmente tanto vasto queste cose che la linea fra le dimensioni, fra play-out e play-off è veramente minima. Devo dire, dalla parte sinistra della classifica sono tutte potenziali, insomma, ecco, voglio dire, anche se siamo soltanto alla settima giornata, insomma, ora ho qualche cosina
minima la classifica la dice, anche se io ho sempre ritenuto che fino a Natale il campionato non ha espresso i suoi veri valori. Quindi diciamo aspettiamo il Natale per i valori, anche se poi ovviamente c'è tutta la seconda parte della stagione, adesso è veramente molto presto, anche se qualcosa come dicevi giustamente tu è delineato, l'Alessandria ha sicuramente grande forza, anche esperienza, la Cremonese. Ma poi vedi ad Alessandria oltretutto, oltre agli uomini, a quello che non ha avuto il Siena negli ultimi 3 anni, praticamente è basata sul il corpo squadra che ha fatto un'ottima l'anno scorso, ci ha messo degli innesti importanti perché si costruiscono così le squadre. Un po' come aveva fatto lo scorso anno. Il Siena negli ultimi 3 anni ha cambiato sistematicamente tutta la rosa nei 3 anni e se ci è andato bene, benissimo, nei primi 2 anni. Ora non è detto, voglio dire. E vengo alla domanda, Stefano, visto che siamo alla prima puntata. Questo Siena, secondo te, ad oggi, con questo gruppo, con questa rosa, con tutti i se, con tutti i ma, con tutte le giustificazioni, secondo te questa squadra dove può arrivare? Cioè le tue valutazioni, anche se è molto presto, e possono essere disattese in senso positivo e in senso negativo, però questo gruppo dove può arrivare? Cioè l'obiettivo di quest'anno, tenuto conto di tutti gli aspetti societari, del fatto che si vuole consolidare ovviamente la società, che si vuole cercare di portare avanti un certo tipo di programma, che si vuole impostare un certo tipo di programma, dove realmente può arrivare? Senti, io onestamente devo dire che con questo gruppo e con questo mister è una salvezza tranquilla senza andare a play out, secondo me è un buon risultato. Sono d'accordo con te, io credo che di più debba essere quello l'obiettivo, cioè salvezza tranquilla senza play out, possibilmente da raggiungere prima possibile, e poi come si usa, no? Toglierci le soddisfazioni, si usa sempre questa formula, raggiungiamo la salvezza. Questo sarebbe qualcosa che toglie un po' di interesse, perché voglio dire i play out per un verso, i play off per un altro, dovrebbero dare interesse, anche se sinceramente questa nuova formula dei playoff che fanno poi alla fine una squadra su 27 concorrenti, certo, diventa veramente qualche però cosa, un allungamento, allungamento forse abnorme, e quindi voglio dire forse anche essere arrivati a un punto in cui poi non c'è da più chiedere niente al campionato e mandarci tutti in vacanza, anche se le ultime vacanze abbiamo trascorso, le ultime estate per il Siena sono sempre state difficili. Previsione 2017, ci potremmo anche accontentare di una salvezza diciamo tranquilla senza playout, ma salvo, voglio dire, se venga di meglio, più contenti di noi non ci sarebbe nessuno, questo dire. Naturalmente sì. Stefano, proiettiamoci per concludere sulla partita di domenica, ne abbiamo già parlato, 18:30 la seguiremo ovviamente su Radio Siena TV e poi su Domenica Sport Sera con gli approfondimenti della domenica e poi ovviamente con tutti i nostri approfondimenti. Che partita ci dobbiamo aspettare e che formazione prima, e che partita ci dobbiamo aspettare? Partiamo dalla formazione 3-5-2, ovviamente le assenze le abbiamo dette. Almeno io non credo ci siano sconvolgimenti dopo tutte le polemiche sono state, vorrei che mister Colella ne avesse ascoltato qualche trasmissione e l'avete colto. Non ho seguito gli allenamenti, anche se gli allenamenti poi gli ultimi due se non altro saranno fatti qui allo stadio, quindi non ci saranno porte chiuse per esempio, anche perché è impossibile fare le porte chiuse. A Rastello ci provò Antonio Conte, mi ricordo qualche anno fa, ma ovviamente è impossibile fare le porte chiuse a Rastello. Poi sinceramente in un mondo come quello di oggi non credi molto le porte chiuse. Sinceramente, anche perché poi difficile poi che dalle porte chiuse nascano delle novità incredibili, quindi penso che la formazione sarà quella che sarà. Penso che andando a Roma, contro la Lazio in Roma, ci potremmo permettere di avere anche un esterno come Griglia a destro e a Pina a sinistro. E poi sai, il centrocampo l'ha sempre alternato un po' tutti, non so io se verrà confermato Firenze o verrà reinserito con Grillo esterno. Per esempio io penso che a Prato, secondo me, quando entrò Gentile fece molto bene. Quindi Gentile, molto di quello ha fatto Guerra quando entrò Gentile. Allora proviamo a ipotizzarla questa formazione, Stefano, se sei d'accordo. Moschini in porta, poi il trio difensivo quasi scontato, sì, anche perché Stanchevicius, Schinassi, Panariello, Felici o Bordi, quindi questi sono. Ecco, Bordi non lo escluderei, insomma. Poi in mezzo Grillo a destra, Iapichino a sinistra, centrali credo che si possa ripartire da Vassallo, Doninelli e Gentile, perché con Grillo esterno Firenze difficilmente andrà in campo. Così perlomeno a quello che aveva detto mister Colella. Davanti, al di là della nostra intervista, non penso che ci potrebbero essere i 5 minuti che chiedeva Filipovic, certo, ci possono essere,
però si riparte la marotta Mendicino. Io penso di sì a questo punto. Che partita ti aspetti, Stefano? Senti, mi aspetto una partita tignosa, perché voglio dire, probabilmente anche il campo non sarà di dimensioni incredibili, il tifo non ci dovrebbe dare fastidio, il tifo parte del pubblico di casa. È una partita che onestamente il Siena dovrebbe andare a cercare per farla sua, per conquistare 3 punti. Però ecco, io in questi campetti, io quando ci riallo a queste cose, sia al Banco Roma, al Casalotti, ho sempre trovato estrema difficoltà sinceramente, e quindi speriamo che possa essere diverso, perché sarebbe fondamentale conquistare 3 punti, insomma. Sarebbe importante per tanti aspetti. Perché poi, onestamente, Sandro, il calendario per ora non è che ci ha regalato delle squadre incredibili. Tutte le squadre, a parte l'Arezzo, tutte le squadre di maggior caratura devono ancora venire. A me è piaciuta molto la Pistoiese, a dire la verità, come impianto di squadra, oltre che l'Arezzo, sinceramente sono due squadre La Pistoiese ha un ottimo allenatore, per Remondina faceva giocare molto bene anche la Arrarese l'anno scorso, esatto, nonostante le difficoltà. Quindi insomma proviamo a sfruttarlo, dici, questo calendario, insomma, perché domenica obiettivamente andiamo su un campo, il Siena va su un campo di una squadra abbattibile, ora parliamoci chiaro, no? La Siclone ne ha persi 5 su 7, insomma, voglio dire, al di là di tutto i numeri non sono tutti, io sai, non sono di quelli nel calcio, l'applicazione delle statistiche poi mi danno troppo, però voglio dire, meno male qualche cosa vorrà dire, insomma. Allora, l'appuntamento con Piazza Roburo ovviamente per il mercoledì prossimo, quando saremo nuovamente qui in diretta su Radio Siena TV per parlare appunto di Robur insieme a voi, insieme ai nostri ospiti, vorrei ricordare un appuntamento importante, che è quello con la novità Angela Gorellini in anteprima Pianeta Robur di venerdì 18:45 su Radio Siena TV. Tra l'altro lo ricordo, ci sarà ospite Giovanni Dolci, direttore sportivo della Robur Siena. Avete la possibilità di inviare al 3915200060 tramite SMS e WhatsApp domande al direttore sportivo, potete inviarle anche per mail a redazione@radiosienatv.it, usare il nostro profilo Facebook, noi raccoglieremo queste domande e le gireremo al direttore sportivo Giovanni Dolci in onda appunto su Anteprima Pianeta Robur insieme a Angela Gorellini. Poi ovviamente la consueta grande domenica di sport su Radio Siena TV con dirette e poi interviste e commenti. Ovviamente sarà una domenica particolarmente concitata, perché si gioca alle 18:30, quindi finirà la partita della Robur Siena e noi saremo in diretta con Domenica Sportsera per parlarvi della partita, e poi torneremo ovviamente con la programmazione consueta, calcio spettacolo il lunedì sera e il mercoledì ancora con Piazza Robur. Grazie a Stefano Montomoli, grazie a te e a chi ci ha seguito, grazie alla nostra regia e naturalmente una buona serata a tutti. Questa sera Basket Forum, buona serata a tutti da parte di Alessandro Lorenzini.